finalmente al secondo tentativo sono riuscito a vincere questo Giro della Sicilia. Ci tenevo particolarmente perché al di là del contesto, insomma, è sempre un ottimo banco di prova, quindi ci siamo divertiti tutti e poi chiaramente vincendo è ancora più bello. È un format bello perché, perché unisce sia la passeggiata, sia il cicloturismo, sia anche la competizione, quindi ci si diverte, ci conosciamo tra tutti i ciclisti, vediamo paesaggi bellissimi, mangiamo dei buoni prodotti e poi insomma la competizione non manca, quindi avanti con questo format. Si chiama Giro della Sicilia perché siamo noi che giriamo attorno alla Sicilia ogni due anni per fare vedere dei luoghi nuovi. La sensazione è che abbiamo fatto centro perché tutta la gente, l'80% dei, anzi di più, il 90% dei partecipanti era gente che veniva da fuori Sicilia. Abbiamo fatto conoscere dei luoghi bellissimi, li abbiamo fatti stare bene insieme e hanno conosciuto le grandi potenzialità della Sicilia per il cicloturismo. Abbiamo fatto 5 tappe, quindi un 500 km, 7-8 mila metri di slivello, abbiamo fatto una cicloturistica sull'Etna, ma soprattutto hanno attraversato 26 borghi. Nell'immaginario delle persone la Sicilia è mare, quindi la Sicilia si ferma a Capo d'Orlando, a Taormina, nei borghi marini. Invece noi abbiamo toccato 26 borghi dell'entroterra, abbiamo toccato Montalbano, San Marco d'Alunzio, Floresta, lasciando le persone a bocca aperta perché loro non lo conoscono, non pensano che ci sia tutto questo in Sicilia. Quindi è un modo di comunicare il nostro territorio meno conosciuto, dalla straordinaria valenza. Questi sono i numeri che mi piacciono.